Beer and Food Attraction 2023 continua. Siamo allo stand di Cameo Divisione Professional e ci troviamo con il nuovo responsabile vendite Italia, Manuel Amorini. Manuel, è un gran piacere ritrovarti dinanzi ai nostri microfoni. Sì, piacere tutto mio, grazie Fabio di questa bellissima opportunità. Cameo Professional, per la prima volta in questa bellissima edizione di Beer and Food Attraction 2023. Spieghiamo per quale motivo voi siete qui, intanto dinanzi al mega stand del campionato del mondo di pizza, Pizza Senza Frontiere. Sì, noi non potevamo mancare. Sicuramente siamo qui per dare un grande supporto in termini di partnership, perché crediamo in questo canale e soprattutto perché abbiamo tante referenze, tanti prodotti e servizi che sicuramente possono dare un grande aiuto ai pizzaioli. Prima di passare alle referenze in forma breve, facciamo in un minuto la storia di Cameo? Ma velocemente, siamo la divisione professional di Cameo, quindi gestiamo e coordiniamo tutto ciò che sono consumi extradomestici, per cui andiamo, chiaramente serviamo il grossista, il distributore, quindi il cosiddetto canale lungo, e ci andiamo direttamente con una forza vendita diretta. Da qualche mese poi ci siamo sostituiti a un nostro storico intermediario, proprio per essere ancora più presenti, più flessibili e più veloci. Direi anche più capillari. Assolutamente sì, più capillari, perché abbiamo assunto delle persone dirette, competenti, specialisti in un mercato che bisogna essere specialisti, specializzati, ancora di più oggigiorno, viste i cambiamenti repentini del mercato. Manuel, alle nostre spalle ci sono un po' di vostre referenze, sono microangoli attraverso cui è possibile osservare e apprezzare le vostre produzioni che andate poi a distribuire a tutto il settore del food service italiano. Sì, come dicevo, distribuiamo sul territorio italiano, tutta la produzione è ad Esenzano del Garda noi che cosa offriamo? Offriamo soluzioni per i vari momenti di consumo della giornata. Cameo Professional è un'azienda multimarca e multicanale. Alle mie spalle sicuramente vedete i nostri marchi storici, per cui Dacio Bar ad esempio, ma in una veste tutta originale dedicata al canale Out of Home, fuori casa, Orica che dir si voglia, quindi con dei prodotti in monodose piuttosto che in grandi formati per le cioccolatiere. Non ultimo anche il nuovissimo gelato soft, quindi un prodotto nato quest'anno, quindi un prodotto fresco proprio per destagionalizzare il nostro bellissimo e storico marchio Ciobar. Marchio Ciobar che va evidentemente a sposarsi con il canale pizzeria, con canale ristorazione, canale Horeca in generale. Ma non solo, abbiamo i nostri marchi storici, Vitalis piuttosto che Snack Friend, quindi con dei prodotti impulso, prodotti da banco, parliamo quindi degli alsaziani piuttosto che delle arachidi, ma poi soprattutto i nostri famosi mix, quindi le nostre basi per fare dei dessert, che hanno delle caratteristiche molto importanti e molto diverse rispetto a quelli dei competitor. Quali? Beh, una su tutti è che sono resistenti alla congelazione. E questo particolare, questo dettaglio molto importante, perché vuol dire chiaramente utilizzare materie prime nobili, dà l'opportunità all'operatore di potersi organizzare, preparare il prodotto in largo anticipo, abbatterlo, stoccarlo, utilizzare gli stampini di silicone e poi avere il cosiddetto effetto wow, come i dessert che avete visto realizzati sul nostro buffet ad esempio. Quindi creare un dessert in tre semplici mosse, ma soprattutto con un effetto wow, e soprattutto ancora poterlo far fare a qualsiasi operatore del settore, anche il neofita, anche il più grande dei pizzaioli, che in quel momento ovviamente è più concentrato a fare delle ottime pizze. Alle nostre spalle c'è anche una cuoca che sta preparando per vostro conto naturalmente tutti i monodose. Sì, Giuliana Savio è una dei nostri chef pasticceri, nel pomeriggio poi si affiancherà anche un'altra persona, perché le cose da fare sono veramente tante e soprattutto dobbiamo poterle far assaggiare, e noi in questi ultimi mesi abbiamo proprio messo a terra un programma che si chiama Prova la Qualità. Di conseguenza noi quello che
facciamo ad Esenzano nei nostri stabilimenti di produzione, nei nostri laboratori, perché di fatto noi facciamo in grande quello che poi si fa nel domestico, lo vogliamo far assaggiare e di conseguenza lo facciamo assaggiare anche in questa occasione, nell'occasione di questa bellissima fiera. Stare qui allo stand, non lo nascondo, con i vapori di tutte le preparazioni fa venire un po' l'acquolina in bocca e noi dobbiamo in ogni caso resistere, Manuel. Forniamo a tutti loro dunque un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile entrare in contatto con voi e chissà aprire una nuova relazione commerciale. Sì, l'indirizzo di posta elettronica è cameo@cameo.it oppure semplicemente ci si può collegare sul nostro sito cameo-professional.it e si può scaricare il catalogo, chiedere informazioni e avere risposte per ogni curiosità. Quanti sono i prodotti inseriti nel vostro catalogo professional? Sono tantissimi, ma sono focalizzati per canale e per momento di consumo. Questa è la cosa più interessante e più importante, insomma più diretta, perché giustamente dobbiamo essere rapidi, veloci, ma soprattutto far prendere la decisione giusta al nostro interlocutore. E allora grazie Manuel per il contributo, grazie per essere riuscito in pochissimi minuti a descrivere tutto quello che state presentando in questa occasione. Prossimamente confido di riaverti ai nostri microfoni, magari anche in video, attraverso un Horeca Focus attraverso il quale appunto potremo riuscire a raccontare il meglio della produzione dei prodotti Cameo Divisione Professional. Grazie. Grazie Fabio, molto volentieri. Alla prossima, arrivederci a tutti. Ciao ancora e buona fiera.